Buonasera a tutti. Posso tenere gli occhiali da sole? Puoi fare quello che vuoi. Siamo qui al Blues Made in Italy con Yacht Shanks Blues Band, Sergio, Valentina, il nostro amico Marcello, ma soprattutto siamo qui in compagnia del mitico Daniele Gemignani e dell'Arrosticino. Dell'Arrosticino e delle birre che berremo. Qua ce n'è una, qua ce n'è un'altra. Guardate, Salvo Mercurio che beve. Che beve la sua Coca-Cola. Beve la sua. Ma che stranezza. Io bevo solo quando sono in servizio. Che stranezza, Salvo Mercurio che beve. Chi l'avrebbe mai detto, Gemignani? Cioè, siamo venuti qui per questo. Noi siamo venuti qui per questo. Ma in realtà siamo venuti qui per fare una cosa incredibile. Per la prima volta saremo noi, Hot Shanks Blues Band, ad intervistare il buon Gemignani. E faremo di questo video un qualcosa di virale, e tutti voi appassionati del blues, virale nel senso di virus, di virus, no? Esatto, ci insinueremo nel flusso sanguigno di Gemignani attraverso l'alcol contenuto in queste birre. Oggi tocca anche a me. E in questo vino. Quindi, allora, caro Gemignani, da quanto fai il radiofonico? Allora, l'amore per la radio è nato nel 2007. Okay. Sempre avuto l'amore per la radio a livello di ascoltatore, a livello di autore e conduttore è nato nel 2007. Mi avevano proposto un posto in televisione, una TV locale, nella mia zona a Viareggio, e poi all'ultimo questo posto in televisione cadde, cioè non ne abbiamo più bisogno, però ci sarebbe bisogno in radio. Ah, ottimo. E quindi sì, ma vabbè, proviamo, io la radio l'ho sempre ascoltata. Stiamo parlando che questo posto che ti hanno offerto era sempre Garage Radio? No, era Radio Versilia. Ok. A Viareggio. Fantastico. Tutto iniziò così. Partì con questo programma dedicato al rock, la storia del rock. Vivevamo anno, ogni puntata era dedicata a un anno. Ok. Quindi partendo dagli anni 50, arrivando fino ai giorni nostri, che in quel momento erano la metà degli anni 2000. Ottimo, quindi comunque c'hai la tua idea dell'almanacco del blues. Ai tempi era quella, diciamo, del più legata al rock. Più legata al rock e, diciamo, all'annualità piuttosto che all'aspetto giornaliero, esatto, eccetera, eccetera. Perché vogliamo ricordare che il buon Daniele Gemignani ci fa un ottimo almanacco del blues, day by day, ogni giorno. E non solo ci tiene informati sempre sulle novità attraverso il suo programma, ma ci dà anche delle nozioni storiche del blues che molti non conoscono, e ci fa scoprire cose bellissime. No, non stiamo esagerando. Non arrivo a così detto tanto. Detto questo, faccio una cosa che in pochi mi hanno visto fare. In pochissimi, guardate, è esatto, Gemignani che beve una birra. Il Gemignani marca il territorio bevendo una birra come una suricata. Alla salute. Alla salute. Benissimo. Quindi, allora, un'altra tutto cosa. Partì così. E poi invece questo. Ho fatto un master. Ok. La radio, anche questo è importante, ci tengo a dirlo, perché questa è un'intervista che lasceremo ai posteri. Certo. Quindi ci tengo a dire che ho fatto anche un master dedicato alla radio e sono stato 2 mesi a Radio Capital. Visti Salvo Mercurio, lui ha fatto il master alla radio, tu facci sto master nel vino. Io il master nel vino, un applauso a Salvo Mercurio che fa il master nel vino. Va bene, detto questo, e poi, mentre l'amore per il blues, la passione lirica del blues, di che cosa parliamo? Gemignani. Nasce tutto da questo. Vediamo, attenzione, avevamo un Rolling Stones. Nasce tutto dall'amore dei Rolling Stones, per i Rolling Stones, e sono partito da lì, e poi ho fatto il classico viaggio a ritroso per curiosità e ho visto da dove partivano, e da lì mi è piaciuto forse più da dove partivano che non dove erano arrivati. Sì, sono d'accordo con te, anche perché per esempio il mio viaggio, secondo Arrosticino, il mio viaggio del blues parte da quando avevo 13-12 anni con i Led Zeppelin, ma poi dice aspetta un attimo, c'era mio padre che sentiva i dischi, ha detto vediamo cosa altro c'è. Fammi vedere da dove sono partiti questi ragazzacci. Esatto, finiamo sempre lì, in un modo o nell'altro, la matrice di tutto, sto blues è un po' la matrice di tutto, esatto, alla fine. Esatto. Ottimo, allora io vorrei concludere questa brevissima intervista simpatica e alcolica salutando ancora Salvo Mercurio che si deve fare un altro sorso immediatamente. Un master. Ah, wow! Detto questo, vorrei invitare Gemignani, quando potrà,
a venire a casa mia e fare una diretta radio da casa mia, dove non sappiamo se poi sopravvivrà. Cioè io metto cioè lì veramente rimarrà per i posteri, perché non credo che la potremo mai raccontare una cosa del genere. Dettagli, Gemignani. Io metto i dischi col giradischi, Gemignani fa le sue interviste, le sue robe, manda in onda il suo preziosissimo materiale del blues e faremo questa cosa. Se vorrà, io spero che possa scendere domani, però no, guardate, c'è ancora tutti gli arrosticini da finire, Gemignani. Vabbè, siamo appena partiti, abbiamo appena Gemignani, iniziato. Hai la birra ancora qua, guarda. Vai Gemignani, eccolo, vai, uoppede. Un applauso a Gemignani. Allora, detto questo, spero che il buon Daniele possa venire presto in terra sicula per poter non solo fare un programma sul blues a tavola, in questo caso Salvo Mercurio cucinerà. In questo caso Salvo Mercurio cucina, io metto sui formaggi, compriamo il vino, eccetera eccetera, lui fa le interviste, io metto i dischi col giradischi, facciamo questa cosa molto romantica e niente, poi un elicottero che gira, sì, e poi ci dichiareremo amore eterno e niente, scapperemo assieme in Cambogia, io e Gemignani, e condurremo una vita da amanti del blues assieme in Cambogia con i Khmer rossi. Sì, in Cambogia mi piace come suona. Va bene, ragazzi, arrivederci. Mi raccomando, per amare il blues dovete avere tanta, tanta curiosità. E anche tanto vino in casa, ragazzi. Esatto. Mi raccomando. Ciao, 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 ciao. Ciao, Salvo Mercurio. Ciao.